Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare la prima parte di una serie romantica sul tempo intitolata About Time. Attenzione spoiler! Buona visione! La protagonista è una ragazza ambiziosa di nome C. Ha una bella voce e il suo sogno è recitare in un dramma musicale un giorno. Tuttavia, dietro una faccia felice, ci nasconde un oscuro segreto che sfida tutte le leggi della natura. Ha il potere unico di vedere quanto tempo a una persona rimane da vivere. È più una maledizione per lei perché non può fare nulla per le morti a parte aspettare l'inevitabile. Un pomeriggio sta viaggiando in autobus quando assiste a una serie di incidenti su un ponte. La polizia e i paramedici arrivano immediatamente e iniziano a soccorrere le persone. Ci guarda al caos da una prospettiva diversa rispetto a tutti gli altri perché può vedere quanto alle persone rimane. Incontra poi una coppia di anziani che è scossa dall'incidente, ma non ferita. Mentre porge alla moglie un cerotto, nota che il marito ha solo un minuto di vita. Sta in piedi impotente, insicura su cosa dovrebbe fare. Alla fine, l'uomo ha un infarto. Ci dice alla moglie di calmarsi e godersi gli ultimi minuti con lui. È felice di aver aiutato anche solo un po', perché il suo potere la fa sentire impotente in situazioni come quella. Dopodiché, viene rivelato che a ci sono rimasti solo 167 giorni. Sapendo che morirà tra pochi mesi, vuole vivere la sua vita al meglio. Questo è il motivo per cui fa audizioni per ogni spettacolo musicale della città, sperando di ottenere un ruolo. Qualche tempo dopo, fa visita a una donna di nome o in ospedale. Nonostante la differenza di età, sono buone amiche. La signora O esce con un uomo di nome Mr. Park da ieri. Ci nota che ha solo 67 giorni da vivere, mentre la signora O ha ancora 2 anni. Non reagisce all'informazione, ma si sente male per loro. Ha appena lasciato l'ospedale, quando viene investita da un'auto. L'auto è guidata da un giovane di nome Lee, che soffre di attacchi di ansia e ha paura di guidare. È figlio di un ricco uomo d'affari e proprietario di una società di intrattenimento in erba. Chi non è ferita, ma invece di scusarsi, Lee la incolpa per essere stata negligente. I due litigano, prima che lui la faccia sedere con forza su una sedia a rotelle. Vuole che un dottore la controlli, in modo che non approfitti della situazione e lo citi in giudizio dopo. Questo la fa arrivare estremamente in ritardo a un'audizione. Chiede a Lee un passaggio e sale in macchina, anche se lui le chiede ripetutamente di andare via. Dopo aver notato che ha paura di guidare, si mette al volante e raggiunge la destinazione in un batter d'occhio. Dopo che gli ha augurato addio, Lee si rende conto che ha portato con sé le chiavi della macchina. Il ragazzo decide quindi di seguirla e finisce in un auditorium. Ci viene quindi presentato un coreografo rigoroso musicale di nome Joe. È un perfezionista e rifiuta anche le migliori interpretazioni. Ci è nervosa, ma canta una bellissima canzone sull'amore d'infanzia. Lee la osserva dal pubblico, stupito dal suo talento, ma Joe dice che la sua performance è priva di significato. Le chiede di dimostrare che nel passato è stata innamorata. Ci va nel panico e scruta il pubblico. Dopo aver visto Lee, si precipita da lui e gli pianta un breve bacio sulle labbra. Tuttavia, Joe rimane indifferente e viene rifiutata. Lee, invece, è sconvolto. La accusa di aver rubato la sua chiave e di averlo aggredito. Ci gli porge semplicemente la chiave e si scusa prima di andarsene. Vederla piangere fa stare male Lee, che si sente in colpa per averle urlato contro. Di notte, ci incontra la sua migliore amica, Sung-hae, che sa del suo dono. Mentre parlano, scopriamo che qualunque cosa ci faccia per salvare una persona dalla morte, non funziona mai. Anche nelle condizioni più sicure, muoiono per un infarto o per un incidente. Da qualche altra parte, Lee ha un appuntamento romantico con la sua ragazza B. Anche lei è la figlia di un ricco uomo d'affari e una compagna perfetta per Lee, ma a differenza di lui, è arrogante e manipolatrice. Lee le ha proposto più volte di sposarlo e lei accetta gli anelli ogni volta ma non dice mai di sì. Sa che Lee non è innamorato e vuole che si senta come lei prima di sposarlo. Lee andrà in Cina il giorno successivo per incontrare un investitore. La mattina dopo, ci riceve un'offerta per fare da guida subacquea in Cina. Dice addio a sua madre e al fratello minore, prima di prendere il volo. Dopo l'atterraggio, sia Lee che ci finiscono per rimanere nella stessa villa. Il segretario di Lee lo informa che l'investitore Zen ha programmato per loro di fare immersioni subacquee il giorno successivo. Sebbene nervoso, Lee non può dire di no a un investitore. Più tardi, il gruppo fa immersioni subacquee e Lee scopre che ci è la loro guida. Si tuffano in acqua sotto la sua guida ed esplorano l'oceano. Dopo il tour, riporta tutti indietro. Quando tutti sono sulla barca, la ragazza realizza che Lee non li ha seguiti
così si tuffa rapidamente indietro e lo trova. Lee, che aveva perso la speranza, è sollevato nel vederla. Condividono il tubo dell'ossigeno e nuotano verso l'alto mentre si tengono per mano. Proprio in quel momento, ci nota che il suo timer si è bloccato. Lo guarda scioccata e perde i sensi. Quando si sveglia è all'interno della barca e l'orologio funziona normalmente, ma quando li entra nella stanza si ferma di nuovo. Una ci scioccata lo fissa e poi torna al suo polso. Per verificare se li l'ha fermato, si allontana da lui. Come aveva previsto, il timer si ferma solo quando lei è vicino a lui. Ciò significa che se rimanesse con lui, potrebbe avere la possibilità di vivere più a lungo. Nella scena seguente, ci è tornata in Corea con Sung-hae. La sua amica rimane scioccata quando le viene detto che il timer si è fermato da solo, e inoltre ci ricorda di non aver visto un timer su Lee. Una settimana dopo, viene informata che Lee e il regista Jo stanno collaborando per organizzare un musical. È un progetto di grande livello, con un budget elevato. Se ci otterrà la parte, sarà più vicina a Lee, e allo stesso tempo soddisferà il suo sogno. A partire dal giorno successivo si allena come una matta e si prepara al meglio per la performance. Nel frattempo, Lee e Jo combattono silenziosamente per ottenere maggiore autorità sul processo di selezione. Jo non vuole l'interferenza di nessun altro nello spettacolo, ma dal momento che Lee è l'organizzatore, è costretto a dargli una parte della responsabilità. Il giorno dell'audizione, ci esegue una canzone e fa molto meglio dell'ultima volta. Stranamente, la canzone fa provare a Lee una strana sensazione nel cuore, quasi come se il suo cuore battesse a ritmo. Incapace di sopportare la sensazione, esce. Ci nota la sua assenza e ne parla a Sung-hae. Essendo una buona amica, pensa a un piano per incastrarla con lui. I risultati dell'audizione saranno annunciati in seguito, ma ci aveva ormai già deciso di stare vicino a Lee e allungare la sua vita. Più tardi, va nel suo ufficio e si candida per essere la sua autista. Lee le chiede di uscire, ma lei insiste sul fatto che è la persona migliore per il lavoro. Quando Lee se ne va, lo segue persino a casa sua e gli chiede audacemente un appuntamento. Lui nega la proposta, ma prima che possano parlare ulteriormente, un gruppo di tre uomini li interrompe. Sono attori mandati da Sung-hae per attaccare Lee. Il piano era che ci lo salvasse e conquistasse il suo cuore, ma finiscono tutti nella stazione di polizia. L'ufficiale di polizia calma Lee e gli chiede di rimanere nella sala d'attesa. Durante l'attesa, ci si appisola sulla sua spalla. Lee vuole odiarla per questo, ma non può fare a meno di sentire una calda sensazione nel petto. Le tocca la mano e lo giustifica come forma di ringraziamento per avergli salvato la vita durante l'immersione subacquea. Quello che entrambi non vedono è che il timer nel suo braccio va al contrario, allungando la sua vita invece di accorciarla. Dopodiché, lui e ci escono fuori. Inizialmente, lei cerca di parlargli e lui la ignora, ma prima di partire, le dà le chiavi della macchina e le chiede di essere puntuale il giorno seguente. Ci ha effettivamente ottenuto il lavoro come suo autista, il che significa che potrà stare con lui spesso e allungare la sua vita. Mentre si allontana, Lee la guarda festeggiare e sorride. La mattina dopo, scopre tutte le informazioni di base su di lei. Ci è nata in una famiglia benestante, ma dopo che suo padre è stato imprigionato per appropriazione indebita di denaro, hanno dovuto affrontare una perdita enorme. Le attuali condizioni di vita della famiglia non sono ideali, ma ci è ambiziosa per il futuro. Poco dopo Lee esce e la guarda cantare allegramente mentre lo aspetta. Non lo mostra, ma solo guardarla lo fa sentire meglio. Guidano fino al suo ufficio e per tutto il tempo si sforza di non guardarla. Per tutto il giorno non lascia la sua mente, facendolo impazzire. Ad un certo punto inizia a urlare contro il suo laptop, immaginando che sia C. Lei, invece, cerca di stargli il più vicino possibile. Più tardi quel giorno, si imbattono in Jo che ricorda C dall'audizione. Si complimenta con la sua voce e dice che è migliorata dall'ultima volta. I risultati devono ancora essere annunciati, ma il commento rende molto felice C. Lee nota il cambiamento nel suo umore e prova una fitta di gelosia. Quando parla del regista, la gelosia si trasforma in irritazione e lui le chiede di stare zitta. Più tardi, Lee vede una foto nel suo ufficio che non gli piace più. Il suo assistente la toglie dal muro e commenta che non gli piace mai una foto più di 3 mesi. Lee capisce che se guarda a lungo una cosa, non la troverà più attraente. Decide di usare la stessa tecnica per sbarazzarsi dei suoi sentimenti per C, così, dopo il lavoro, le chiede di uscire con lui a cena. C è confusa per l'improvvisa gentilezza, ma accetta di andare. A differenza di quello che Lee aveva pensato, non riesce a smettere di fissarla e diventa ancora più frustrato. Per un po', C è sola e riceve una telefonata da suo padre in prigione. Lee vede quanto le manca
e si sente male per lei. Dopo cena, mentre stanno camminando verso l'auto, Lee le tiene il braccio. Ci nota che il timer va al contrario, ed è scioccata. Non ne parla a Lee, ma il concetto è folle per lei, siccome aveva accettato la sua morte tanto tempo fa. Lee la porta poi al cinema, dicendo che deve distrarsi dai suoi impegni. Chi, da brava impiegata, lo segue alle spalle. Mentre stanno guardando il film, Chi vuole assicurarsi che il timer si fermi effettivamente quando lei lo tocca. Lei tocca inconsapevolmente la sua mano, dando origine a un'interazione imbarazzante. Lee si avvicina così tanto a lei che sente le sue guance agitarsi. Guarda poi verso il timer, e come previsto è tornato indietro. Il giorno seguente, Chi riceve un'email in cui è scritto che non è stata selezionata per il musical. Si imbatte in Joe nei corridoi, che dice che la sua voce aveva emozioni, ma non era in grado di esprimerle. È una gemma grezza, ma ne stanno cercando una raffinata per il musical. Quando inizia a criticarla, Chi risponde di scatto. Gli dice che è una nocciolina e se ne va, lasciandolo sconcertato. Più tardi quel giorno, Lee e Bee incontrano Chi, e Bee scopre che è lei la nuova autista. Alza immediatamente la guardia, e la invita a cena con lei e Lee. Lui non vuole andare con entrambe, ma Chi non sembra avere problemi. Al ristorante, vengono informati che sono riservati solo 2 posti interni, quindi Chi dovrà stare in terrazza e mangiare da sola. Lee le chiede di tornare a casa, perché sembrerebbe che le stiano mancando di rispetto, ma Bee sostiene il contrario. Consegna persino a Chi un assegno per pagare il suo pasto. Alla fine, Lee e Bee stanno mangiando insieme, ma lui non riesce a smettere di guardare Chi. Si sta godendo il suo pasto, il che è sorprendente per l'uomo, perché per lui è stata solo umiliata. Bee si scusa per andare in bagno, e Lee coglie l'occasione per andare da Chi. La trascina fuori dal ristorante, e le chiede come può stare bene vedendolo con un'altra donna. Chi lo guarda confusa, mentre il ragazzo le confessa che gli piace. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.